Nel girone D di terza categoria, appunto, quello che non dice la lotta per la prima posizione, lo Schillegion, anche pur non giocando, mantiene i 12 punti di distacco dalla seconda. La partita appunto tra Schillegion e Kennedy di Aquila è stata rinviata per impraticabilità del campo. Però la seconda in classifica non ne ha saputo approfittare il Real Cropani, che viene sconfitto 3-0 dal Simeri Creek. E allora diventa interessante la lotta appunto per le zone a playoff, con il Real Cropani a 23 punti e il Real Soveria Simeri a 21, che è una squadra che va a vincere 5-0 contro il Grifone Catanzaro in trasferta, il Real Soveria Simeri, e lo Staretti a 20 punti con il pareggio raggiunto proprio nel finale di partita da Vatrella al 95esimo contro la Vigor Catanzaro in trasferta, una Vigor che era passata in vantaggio con Voci al 41esimo, e poi Vatrella al 95esimo raggiunge questo importante pareggio nell'anticipo di sabato, che porta la squadra di Staletti al quarto posto a 20 punti, approfittando anche del pareggio del Vigor Catanzaro appunto con lo stesso Staletti. Ovviamente era uno scontro diretto questo di cui stavamo dicendo. E per il resto segnaliamo anche la vittoria della Città di Soverato nell'anticipo di sabato per 2-0 contro il Good Fellas, una doppietta di Procopio appunto per la squadra soveratese, che consente, dopo alti e bassi per la squadra del presidente Mancini, di guardare un giorno ai playoff e un giorno invece allontanarsi. Adesso è a 2 punti di distacco dalla quinta posizione, quella della Vigor e della Good Fellas, che sono a 19, quindi potrebbe ancora inserirsi, visto che mancano ancora 6 partite per loro, o 7 invece per quelle che non hanno giocato o che hanno riposato, perché in questo campionato c'è una squadra che riposa settimanalmente. Vedremo ancora allora come andrà a finire, tutto aperto proprio come dicevamo nella disputa della zona dei playoff.